Noi oggi abbiamo preso un impegno preciso, che è quello di una costante partecipazione attiva alle prossime manifestazioni, cercando di realizzare con la Via dei Tesori una cosa che per me diventa molto importante, che è una sorta di ecosistema. Un ecosistema culturale in cui l'università si apre e io sono convinto che nell'arco di qualche anno Via dei Tesori da una parte e l'università dall'altra potranno realizzare un percorso comune che diventerà un valore aggiunto, una cifra significativa per questa città. Si consolida sempre di più come una realtà culturale di animazione territoriale straordinaria per la nostra città e la nostra regione. È un fattore di educazione, educare alla bellezza, educare a una nuova consapevolezza. Dobbiamo essere consapevoli che parlare di Sicilia vuol dire parlare di cultura. Quindi anche grazie alle Vie dei Tesori questo oggi è possibile. La cosa più bella delle Vie dei Tesori, quella più aperta al futuro, è vedere le file di persone che attendono e che attendendo collegano il sito che stanno visitando al contesto nel quale il sito si trova. Quindi non è più soltanto una visita turistica, ma è la vivere un monumento in un contesto urbano. Le Vie dei Tesori 2021 è stata un'altra grande sfida complessa, perché è ancora figlia di una stagione incerta, ma si chiude con 200.000 visitatori, ma soprattutto con la consapevolezza sempre più forte che questo appuntamento è diventato per i siciliani non solo un modo di riconnettersi alle proprie radici, alla propria storia, alla propria memoria, e che questi luoghi siano luoghi veramente fondanti di una comunità. È una grande comunità, soprattutto è, a mio parere, in questi anni ha dimostrato di essere un organismo vivente che si evolve adattandosi al mutamento. In questi anni non c'è stata edizione che non abbia arricchito, mutato, abbia compreso anche come è evoluta la domanda, ma anche una grande iniziativa che adatta i luoghi che attraversa. Non c'è stato luogo in questi anni, chiuso, aperto, spazio pubblico, centro, periferia, che non sia in qualche modo mutato per l'arrivo della poderosa energia creativa e culturale delle Vie dei Tesori.